Di Minecraft, ragazzi, siamo tornati nella vanilla. Oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a creare una sorta di diciamo fattoria per gli animali, perché ragazzi è da troppo tempo che ho questi animali qua a caso e vorrei fare una sorta di fattoria. Ho spianato un pochetto la zona e vorrei vedere se riesco a fare. Qui mi sono provato un po' di cosine, ragazzi, principalmente legno e un po' di balifino che magari ci servono. Le sugarcan, non chiedetemi perché, ma voglio fare nella prossima puntata, voglio fare tipo una farm automatica di canne a zucchero. Fatemi sapere nei commenti come potrei farla. Iniziamo a vedere un po'. Allora, prima di tutto facciamoci un po' di stairs, facciamoci un bel po' di stick e ci facciamo ovviamente le fence, così abbiamo un po' di tutto di più. Mettiamo via questo qua, vediamo 1, 2 e 3. Allora, vediamo un pochetto come può venire fuori. Allora, prima cosa, quanto voglio grande? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la voglio almeno larga 11, quindi per essere larga 11 devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dovrebbero essere. La voglio partire da qua? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Così la prima parte è fatta. Poi la voglio più lunga che altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, più o meno così la vorrei grande, sì. Quindi questi qua per adesso facciamo così e buttiamo via tutto questo. Vaga, quanto è bella questa pala. Quindi fai così e dovrebbe essere, se tutto va bene, ok, ci siamo. Allora, la grandezza ce l'abbiamo. Adesso con Paloschi pulisco tutto questo. Vai così, ragazzi. Paloschi è troppo forte. Paloschi, cioè, Paloschi è veramente OP. Cioè, ragazzi, sembra. È forse. Non dico che sia più veloce della creativa, però probabilmente potrebbe essere più veloce della creativa. Copriamo i buchi e facciamoci il nostro pavimento. Allora, il pavimento io vorrei soltanto centrale. Il resto, onestamente, non lo vorrei di legno, perché comunque le pecore devono piano piano rinfocillarsi, quindi facciamo così. Allora, questo qua è il nostro perimetro, vero? Quindi facciamo un perimetro, 1, 2, 3 e 4, così. Paloschi, diamogli un'altra manina, allarghiamo bene tutto, ok, almeno abbiamo allargato. L'ingresso lo voglio da qua, l'ingresso lo voglio da qua. Lui entra dentro, questo dovrebbe essere il blocco centrale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo qua è il blocco centrale, dove qua metteremo l'ingresso, ok? Quindi, se qua c'è l'ingresso, io vorrei alto 4, delle fence o delle slab, magari anche delle slab potrebbero essere, e lo voglio che si veda da fuori. Quindi, se voglio che si veda da fuori, devo prendere le oak fence. Le oak fence le mettiamo tipo qua, ok? Io ci sto andando molto tentativo, lo so già che verrà fuori una schifezza, però voglio vedere un po' come viene fuori. Tanto lo sapete, le mie doti di builder fanno veramente ridere, ma è questo il bello. Quindi andiamo di qua, 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 ok. Allora, questo qua è il nostro perimetro. Questo qua lo togliamo, facciamoci al volo un gate, ok, e mettiamo il gate qua, così. Entriamo e usciamo. Poi, da qui io vorrei un passaggio centrale, ok, e la divisione in due. La divisione in due devo farla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perfetto, 1, 2, 3, 4, 5, quindi questa qua è la divisione centrale,
Very good. E qua mettiamo questa. Io onestamente adesso ci ho pensato una cosa che adesso vedrete come faccio. Dovrei portare l'erba. Come la porto l'erba? Io ho un piccone con silk touch, quindi mettiamo tutto quanto con un buco solo che rimane. Ci prendiamo quattro pezzettini di grasso. Quindi vai così, vai così, vai così, vai così. Pam 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 pam. Ok, andiamo a prenderci il grasso con silk taccione. Quindi silk taccione, dammi 1, 2, 3 e 4. Abbiamo quattro pezzettossi di grasso belli lì. Grazie mille, molto gentle. Così, 1, 2, 3 e 4. Piano piano questi qua si faranno. Come faccio? Dovrei fare così, ragazzi, però guardate, dovrei togliere i paloschi, ok? Togliere questo, ok, via così, e fare un altro piccolo in scavo con altro di questo. Ho finito il legno, non è possibile, zio, grazie. Ok, quindi prendi questo, 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 mettilo qua, 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 qua. Ok, perfetto. Prendiamo le fence e facciamo così. Quindi, qua abbiamo le nostre fence che si chiudono. Qua abbiamo le fence. Qua abbiamo le fence. E qua abbiamo le fence che si chiudono. Dovrei esserci più o meno, eh? Vediamo un po'. Questo qua lo togliamo, almeno c'ho il mio giro. Vai di fence. E andiamo a farci esattamente altri 4. 1, 2, 3, 4 di questi, così siamo tranquilli. Quindi, che ascia? Mettiamo qui, qui, qui e qui. Prendiamo le cose. Ok, very good. Ok, sta iniziando a venire fuori una roba orrenda, sinceramente è orrebonda, però piano 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 faremo tutto. Quindi, come sta venendo fuori da lontano? Ma lo sai che è neanche bruttissimo. Andiamo in salita adesso, ragazzi. Andiamo in salita allora. 1, 2, 3, 4. Io attimo 4, quindi lo farò alto 4. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, poi 1, 2, 3 e 4. E ultimi. 1, 2, 3 e 4. Ok, l'altezza ce l'abbiamo. Facciamo tutto il legno. Facciamo il bordo in legno in mezzo di glass. Andiamo a prenderci del glassone, ragazzi. Mangiamoci una bella pagnotta. Ragazzi, io vorrei veramente provare una volta a fare una registrazione solo così. Secondo me non riesco a fare neanche mezzo blocco. Perché come cavolo faccio a vedere? Boh, però vabbè, vediamo. Corri! Prendiamoci il glass è qua. Prendiamoci, boh, tre stack di glass, potrebbe bastare? Probabile, non so. Mazzichi, corra! Corri, ragazzo, laggiù, zazzata! Comunque ho portato, vi ho detto che ho portato i villagers da, penso di sì, l'ultima puntata avevo detto. Quindi andiamo di qua, facciamoci un bel po' di queste, ok, e le cose, allora, le bale le voglio qui, ne voglio una qua. Voglio fare questo, voglio farlo un po' asimmetrico, ragazzi, una così. E poi 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Le voglio un po' simmetriche, ragazzi. Così, vediamo un po' simmetriche. Dovrei andare a dormire. Aspettate che prima vado a dormire, ragazzi, per sicurezza. Non voglio che mi spoilino dei mobs e mi rompono le scatole mentre lavoro. Quindi andiamo a dormire. Buongiorno. Grazie mille, questa è casa mia. Sì, lo so, non si può. Grazie mille, oh buongiorno, sleeping through this night, dormiamo, grazie mille, andiamo tranquilli là e finiamo a meno il tetto, ragazzi, poi, no, è di qua, e
di qua, sì, giusto. Poi ragazzi dovete dirmi nei commenti quanto ha fatto schifo, quanto è stato interessante, secondo me farà veramente schifo, ma lasciamo perdere, il progetto. Beh, il progetto magari non è proprio così schifoso. Però, allora, andiamo su, prendiamo queste qua e iniziamo a fare così. Quindi, saliamo di uno, ok, e iniziamo a shiftare, quindi. Però io ti devo shiftare. Shifty, ok, 1, 2, vai. Ok, shifta. Lo facciamo. Lo facciamo anche interno di uno, direi. Che dite, facciamo interno anche di uno? Non so, secondo me può avere senso fare interno di uno. Adesso vediamo, ragazzi, vediamo come viene fuori. Quindi, zam, 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 zam. Zum, zum e zan. Ok, quindi fai così. Appoggiati. Ok, grazie mille. Vai, che ci siamo quasi. Ok, thank you so much. Ok, vediamo un po' quanto ha fatto, quanto potrebbe far schifo da vedersi. Sinceramente parlando, fa abbastanza schifo. Però va bene. Sai che possiamo migliorarlo, sono migliorato facendo tipo questo, questo e questo. Io sto andando molto tentativo, ragazzi, e le mie dosi di builder fanno ridere, quindi non picchiatemi, lo so che non so buildare, quindi portate pazienza, se volete datemi dei suggerimenti, invece di insultarmi nei commenti ditemi, guarda, potresti farlo così, potresti farlo. Non scrivete che faccio schifo, tanto lo so che fa schifo. Fa schifo uguale, ragazzi. Però va bene. Vediamo un po' come viene fuori. Allora. Io prenderei il glass. Sono provato di uno. Non lo so, sprovato di uno potrebbe essere un'idea buona. Secondo me fa schifo. Però ci proviamo, dai, vediamo un po'. Gadget. Ok, anche perché non mi va che poverette. Prendiamo il taccione, almeno non mi si rompe il glass e non spreco neanche un pezzettino di glass. Non vorrei che le poverette rimangano senza luce solare, sarebbe brutto, no? Che dite? Quindi vai così, ok. Comunque io vorrei capire quando la vanilla deciderà di creare un blocco di vetro che si unisca e non faccia suo effetto, che è veramente brutto, cioè è veramente uno scempio, cioè guardate che schifo. Però va bene, dai, ci siamo quasi, vola via così. Io spero di stare registrando, perché se non sto registrando sono problemi. No, dai, dovrei star registrando. Sì. Ok, scendiamo giù da lui prima, almeno non mi faccio neanche troppo male. Ragazzi, fa schifo, ma fa niente, datemi un secondo, prendo tramite le lead, che ho delle lead di là, prendo tutti gli animali, li trasferisco di qua e vediamo un po' come viene fuori l'effetto, va bene? Datemi un secondino solo. Allora ragazzotti, siete pronti a vedere il risultato finale? Considerate che ho dovuto spostare le balle di fieno perché le avevo messe all'angolo e ho portato la prima mucca. E sta qua è uscita fuori, quindi qualche mucca l'ho persa in giro, qualcuno ha dovuto ammazzare perché dopo un po' mi ha rotto le balle, ma il risultato finale è questo! Beh, allora, diciamo che non è brutto, cioè è ottimale. Qua ho preso tutte le uova, ho iniziato a spammarle, ho avuto tipo 32 uova e ragazzi guardate, qualche mucca si è salvata, ha tentato di scappare via, ma Brix the Butcher le fa fuori tutte, quindi vabbè, dettagli tecnici. Comunque ragazzi, anche oggi abbiamo fatto quello che siamo prefissati di fare, fa veramente schifo, sta venendo fuori un mondo diciamo bruttino. Io piano piano adesso mi metterò con impegno, con molto impegno, e farò tipo una roba del genere, cioè mi metto qua e faccio tipo una cosa simile, guardate.
piano piano ricongiungerò tutte le strade. Vediamo un po' se riesco a farlo vedere dove arriva. Scusi, non volevo questo bottone. Mi dia questa dirt. Ok, sì, Paoschi. Che cavacca, continuo a romperlo. Sono un bambino, strisce. Ok, Paoschi, vedi, piano piano io congiungerò tutte le strade, perché tutte le strade portano a Brix. No, tutte le strade portano a Roma. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di commentare, lasciare mi piace con il mio video, iscrivetevi alla campanellina, fatemi sapere nella prossima puntata cosa potrei fare. Vi saluto e addio e grazie per le galline. Ciao!